La nuova verità. Davvero Fabio Fazio verrà cacciato da Rai 1. In realtà, secondo indiscrezioni, il conduttore dovrebbe tornare sulla terza emittente di Mamma Rai. Cerchiamo di fare il punto della situazione per capirne meglio. Mentre è scoppiato il caos per la notizia della prossima chiusura di Rai Movie e Rai Premium, nella TV di Stato tiene banco anche l'indiscrezione, riportata da Dagospia, secondo cui Che tempo che fa, la trasmissione ideata e condotta da Fabio Fazio, potrebbe uscire dai palinsesti di Rai 1. Secondo l'indiscrezione, Che tempo che fa non sarebbe prevista nei palinsesti della rete Ammiraglia per il prossimo autunno, presumibilmente su pressione del governo giallo-verde e in particolare di Matteo Salvini. Al momento non è nota la destinazione del programma di Fazio, che potrebbe tornare alla dimensione originale su Rai 3. Staremo a vedere, nei prossimi giorni, come si evolverà la vicenda. Uno stipendio altissimo. Secondo le ultime indiscrezioni, Fabio Fazio sarebbe stato cacciato da Rai 1 per i prossimi palinsesti. Il conduttore non ha nascosto la sua amarezza per la polemica riguardante il tetto dei compensi Rai. È più difficile trovare un modo di rimanere in Rai che andare via. Guadagno molto, lo so, ha svelato. Ma ci sono cose che non dovrò più fare. Non dovrò più sperare che quando accompagno i miei figli a scuola, su Twitter, non ci sia qualcuno che mi insulti, minacci di morte o mi dica che ho preso qualcosa che non è mio. Una condizione per rimanere è che si dica che chi fa il mio mestiere è un valore e non un costo. Non bisogna dire quanto costa una persona, ma quanto porta. Perché rimanga, devono dirlo. Non è sopportabile essere considerato un problema. Ottimi ascolti. Nonostante il grande successo di ascolti, Fabio Fazio risulterebbe cacciato da Rai 1 per la prossima stagione televisiva. Iscriviti per non perdere le novità. Grazie per il like.